Passiamo infine agli esperimenti con il laser blu-viola di lunghezza d'onda 0405 micron. La distanza dallo schermo è sempre 16 cm e i reticoli sono gli stessi di prima. Stavolta il reticolo più stretto, quello da 1000 righe millimetro, permette la formazione di due coppie di massimi laterali che sono fotografati qua. La prima coppia sono questi due, corrispondenti a n uguale a 1, che si trovano a 7,3 cm dal puntino centrale. La seconda coppia, corrispondente a n uguale a 2, invece sono questi due puntini qua, che si trovano a 22,8 cm dal puntino centrale. Lo verifichiamo con il file Excel. Abbiamo messo 405 nanometri la lunghezza d'onda del laser blu-viola. L'angolo d'uscita è questo e effettivamente la prima coppia di massimi laterali n uguale a 1 si trova a 7,3 cm. Ponendo qua n uguale a 2 otteniamo la seconda coppia di massimi laterali a questo angolo e a 22,8 cm. Sostituendo il reticolo da 1000 righe al millimetro con quello da 500 righe al millimetro e ricominciando da n uguale a 1 troviamo prima coppia di massimi laterali 3,4 cm, passiamo a n uguale a 2, 7,3 cm, mettiamo n uguale a 3, 12,6 cm e addirittura riusciamo ad arrivare alla quarta coppia, n uguale a 4, 22,8 cm. Con n uguale a 5 però non si trova la quinta coppia di massimi laterali. Questo perché non si può realizzare una differenza di cammino tra i raggi di 5 lambda. Infatti 5 lambda fa 2,025 micron, che non ci stanno dentro ai 2 micron del passo del reticolo. Tutti questi risultati numerici sono confermati dai calcoli delle studentesse, che hanno trovato infatti 4 coppie di massimi laterali, ma non la quinta, e le posizioni di queste 4 coppie sono 3 cm,4, 7,3, 12,6 e 22,8 cm. In questa fotografia sono stati ripresi la prima coppia di massimi laterali, distanti dal centro 3,4 cm, e la seconda coppia, distanti dal centro 7,3 cm. Come ultima osservazione notiamo che le condizioni migliori per avere il maggior numero possibile di massimi laterali è quella di prendere il reticolo più largo, quello da 2 micron di passo, così è più facile creare differenze di cammino di 1, 2, 3, 4 lambda con inclinazioni abbastanza piccole, e poi prendere un laser blu che ha una lunghezza d'onda più stretta del laser rosso e anche del laser verde, così che sarà più facile creare differenze di cammino di una lambda, perché la lunghezza d'onda del laser blu è più stretta di quella del laser rosso o verde. E lo stesso sarà più facile creare 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda e così via, con una lunghezza d'onda del laser blu che appunto è ridotta rispetto agli altri colori. Quindi, in conclusione, per avere il maggior numero possibile di massimi laterali, e cioè la coppia X1, X2, X3, X4, X5 e così via, bisogna prendere una lunghezza d'onda la più stretta possibile, quindi un laser blu-viola, e un reticolo dal passo il più largo possibile, quindi per esempio quello da 500 righe al millimetro.